A volte l'opinione che le persone hanno di noi e il modo in cui ci sottostimano rischiano di condizionare negativamente la nostra personalità, lo sviluppo del nostro carattere. Ma c'è un incontro, un bellissimo incontro, che è in grado invece di valorizzare la nostra vita. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Letizia, benvenuta Letizia. Grazie. Oggi ci racconterai un pochino quella che è stata la tua storia fino al momento più bello della tua vita, la conversione. Però ci arriveremo piano piano, partiamo dall'inizio, un pochino dal tuo ambiente familiare, dove sei nata e cresciuta. Sì, io sono nata in una famiglia, insomma, cioè sani principi, però... E nonostante ciò, appunto i miei ne litigavano spesso. Il motivo di questi litigi? Un po' per colpa, insomma, cioè di carattere, e poi in seguito, cioè mio padre appunto ha iniziato a bere, poi in seguito ha perso il lavoro, e quindi i motivi erano tanti per, insomma, cioè litigare. Questo non l'ho vissuto fin già dall'infanzia, fino insomma all'adolescenza e quando sono diventata adulta, insomma. Oltre a questo, c'è un'altra cosa che mi ha ferito tanto appunto nella mia vita, è stato che appunto le persone più care cioè facevano appunto i confronti, no? E appunto cioè mi dicevano: ah, ma tu non sarai mai in grado di fare niente, tu non sei brava e bella quanto quella, insomma, quella bimba, quella persona. E quindi sentirmi dire spesso, insomma, cioè queste parole, io li ho... le ho fatte mie, quindi appunto ho creduto a quello, cioè, che mi dicevano. Quindi ecco, un ambiente fatto da una parte di litigi, quindi questo non, ovviamente non faceva piacere, e poi questi continui confronti che in qualche modo influivano lo sviluppo della tua personalità. Certo, ha segnato molto e ha influenzato molto proprio il mio essere, il mio modo di fare, di vivere, che poi ha creato me sicurezza, paure, di tutto. Anche di notte avevo degli incubi da bimba. Assumendo questo ruolo anche a scuola, nell'elementare, cioè soprattutto, no, per me è stato tutto un buio totale, a livello appunto mentale. Si diventa insicuri a stare poi in mezzo alle altre persone, agli altri bambini in quel caso? Sì, io ero molto timida, insomma, non parlavo mai, e infatti alle medie sono stata anche un po' oggetto di, come dire, di derisione, ma perché non parli, ma perché, insomma, e questo non faceva che peggiorare, alimentava ancora di più questo mio, insomma, malessere. E quando poi all'età di 16 anni cercavo magari anche appunto in ambiente esterno, cioè cercavo tra amicizie approvazioni, no? Certo. C'è qualcuno che mi facesse complimenti, che appunto e mi approvasse per quello che ero, no? Come è normale poi in quella fase, ecco, di età, no? In cui, ecco, qualcuno cerca di conforto, ovviamente. Esatto. E invece è stato proprio niente, perché già io forse con i problemi di sicurezza che avevo e trasmettevo agli altri, altre persone cose non belle, non buone, insomma, positive magari, no? Il fatto che non ero introversa.
E quindi ripensavo al passato, allora dicevo, ecco, allora non è vero quello ciò che mi dicevano, che non sono capace, non sono brava, non sono bella. E quindi ho pensato, insomma, di migliorare cioè la mia condizione. E quindi poi ho iniziato, mi vedevo anche grassa. Io pesavo solo 8 kg in più da adesso, quindi non era grasso, però io appunto e mi vedevo grassa, mi vedevo brutta, allora cioè volevo in qualche modo, insomma, cioè migliorare. E ho iniziato a non mangiare, ad alimentarmi, insomma, cioè in malo modo, quindi cioè mangiavo cioè molto poco, fino a perdere cioè 20 kg. Ero arrivata, insomma, all'anoressia. Infatti, quando ho avuto anche il privilegio cioè di salute, sono stata poi da un medico, il medico ha detto, ma lei è pelle ossa proprio, no? E poi, insomma, cioè da questo cioè problema, cioè mi sono depressa, cioè, sempre di più, certo. Quindi cioè piangevo invece di essere una soluzione per ogni cosa, appunto, cioè piangevo anche per uno sguardo magari che i miei già mi lo vivevo male, no? E poi cioè volevo uscire comunque da questo stato di, cioè di cose, ma non sapevo come. E ho iniziato a comprare appunto una rivista che parla di salute, insomma, alimentazione. E poi leggendo che, insomma, cioè nel mio stato potevo chiedere aiuto, che ne so, a psicologo, però ho detto io appunto non ho soldi, come faccio ad andare? Quando ho scoperto tramite, insomma, cioè queste riviste che potevo cioè rivolgermi alla mutua e c'era appunto cioè questo servizio che... E quindi poi appunto, ho intrapreso una cioè terapia di gruppo, sì. E, appunto per 2 anni, ognuno aveva insomma e problematiche diverse, io insomma già per un anno non ho mai parlato, ascoltavo soltanto, cioè dopo un anno mi sono sbloccata e ho iniziato a raccontare anch'io, insomma, quello che avevo vissuto, che stavo vivendo. E poi ho iniziato comunque ad alimentarmi meglio, ma non era ancora il top, insomma. Poi appunto a 24 anni ho trovato un lavoro, sì. Cioè da lì c'è stata comunque cioè, un'apertura, ho iniziato a fare un lavoro anche abbastanza cioè, difficile, un lavoro di cura, cioè curare gli altri, cioè, ho iniziato a fare appunto, un lavoro, ho fatto cioè, un'assistenza per disabili gravi, cioè, malati con cioè, tumore alla fine. Anziani e famiglie cioè, con problemi tipo la mia. E quindi, insomma, quindi sembrava c'era che una minima svolta, diciamo, ecco, c'era. Non avevo amicizie, ero sola, perché insomma, non conoscevo nessuno proprio per i miei problemi. Quindi poi sono entrata appunto a far parte di un gruppo cioè, di amicizie, insomma, tutta brava gente. E insomma, cioè facevamo ciò star bene, no? in quel gruppo. E sembrava che appunto, i miei problemi si stessero cioè, risolvendo, no? Stessi appunto, emergendo. Però quando arrivavo a casa mia, cioè, dopo che il sabato sera insomma, cioè, si usciva appunto, la domenica pure, poi tornavo a casa da sola appunto, nella mia camera, e io sentivo dentro di me un vuoto cioè, terribile, proprio un peso dentro di me, un vuoto che appunto cioè, non sapevo darmi una risposta. E insomma cioè, mi dicevo, ma insomma adesso hai un lavoro, hai cioè, delle amicizie che ti fanno star bene, cos'è che ti manca?
a 28 anni ho incontrato una ragazza che, con cui siamo amiche ancora oggi, che mi ha parlato cioè, di Gesù. E quando appunto mi ha parlato cioè, di Gesù, a me piaceva. Ogni volta cioè, che ci vedevamo, appunto, cioè, mi parlava cioè, di Gesù, appunto cioè, leggeva la Bibbia, e io dicevo, quando tu parli io sto bene. Cioè, sentivo qualcosa dentro, un benessere no? Che non sapevo spiegarmi. E dicevo, tu mi devi appunto parlare diciamo, cioè di Gesù. E quindi poi spesse volte appunto cioè mi invitava a leggere la Bibbia. E a me piaceva tantissimo. E il Signore poi, ti stava raggiungendo piano piano sì, attraverso questa ragazza. Esatto. E quindi poi ci mi ha invitato ad andare in chiesa e lì sono stata bene perché insomma tutti ci mi salutavano, gente che non conoscevo, c'era una gioia, un'allegria, ho detto che bello, no? E quindi insomma già di tanto in tanto andavo in chiesa. Poi appunto sempre e questa amica ci mi ha invitato a un raduno appunto giovanile che si fa ogni anno. Sì. Cioè sono andata appunto a questo raduno e insomma nelle predicazioni che c'erano, una sera ho sentito proprio cioè, dentro di me appunto cioè questa parola che appunto cioè, il Signore cioè, mi diceva, io sono appunto il Signore, io ti amo. Questa parola, io ti amo, è entrata proprio nel mio cuore, cioè direttamente, ciò di cui avevi non bisogno. Mi ha più lasciato. Mm. Ho detto, c'è qualcuno che mi ama, cioè finalmente, no? E quindi, cioè da lì, ho detto, io voglio seguire Gesù, andando anche contro appunto, cioè, l'opinione dei miei che non capivano questo mio cioè, cambiamento che vedevano cioè, giorno per giorno e io leggevo sempre appunto, la Bibbia perché ero proprio appunto, affamata della certo. Bibbia. Io cioè, tornavo cioè, da lavoro, cioè, mi chiudevo in camera a pregare e leggere. Quindi ho iniziato a leggere poi la Bibbia, cioè dai Salmi. E i Salmi sono stati proprio un balsamo alla mia anima. Hanno proprio cioè, rivoltato tutto quello che c'era cioè, di brutto dentro di me. C'era tanto angosce, da guarire. Ansie, amarezze, risentimenti anche certo. Appunto cioè, verso persone che magari cioè, volontariamente hanno detto cose che mi hanno ferito. E ha pulito proprio appunto il mio cuore e nel mio cuore ha messo il Signore pace, gioia, calma, amore cioè verso di me, perché io appunto cioè non mi amavo. Appunto amore è prima di tutto cioè verso Dio, perché ho capito quanto è importante amare Dio, perché Dio ha amato me e ha dato cioè la sua vita per me. Io questo ho capito, io non ero cioè nessuno cioè per gli altri magari, ma per Dio sono stata e sono importante. Cioè, Signore, e non è poco. Non è poco. La dimostrazione più bella d'amore la stavi vedendo proprio nel sacrificio di Cristo Gesù per te. Amen, sì. E quindi cioè il Signore è morto per me. Come dire, ma io cioè chi sono? Io sono importante per Gesù perché ha dato cioè, la sua vita per me e quindi cioè, sono cresciuta appunto cioè, col desiderio cioè, di amare il Signore, cioè, di seguirlo e servirlo. E il Signore cioè, devo dire cioè, che mi ha reso capace in tante cose, cosa che prima appunto cioè non ci avrei scommesso neanche un soldo bucato. Il Signore appunto ci ha reso capace, mi ha dato cioè, un buon lavoro dove ero apprezzata
cioè mi ha dato appunto una famiglia, appunto un marito che mi ama, e insomma siamo uniti appunto nell'amore di Dio, abbiamo appunto una famiglia bella e insomma Ti senti finalmente appagata, eh? appagata, appagata, Oggi qui avevi certo. portato degli oggetti un pochino che descrivono come eri prima, come sei diventata adesso col Signore. Cioè, ci sono queste scarpette, ce ne vuoi parlare giusto un attimo prima, a conclusione della tua storia? Sì, queste diciamo, scarpette, insomma, ce la presentano per me del passato. E quando proprio vivevo il tempo buio della mia vita, quindi puoi immaginare appunto, a indossare queste scarpe, penso che sia scomodo, no? Anche se cioè da dove arrivano magari sono. E quindi ce la presenta una vita scomoda, cioè della mia vita. Una vita che sta un po' stretta. Stretta, cioè difficile, cioè da percorrere, una vita cioè difficile da percorrere. Mentre c'è il calendario che ogni giorno, insomma, da quando ho conosciuto il Signore insieme alla Bibbia, io leggo, cioè tante volte appunto nel prendere cioè, delle decisioni, fare cioè, delle scelte appunto, importanti, io ho sempre chiesto al Signore, Signore, guidami tu, cosa devo fare per questo? E Signore, cioè puntualmente in quel giorno cioè, che mi serviva appunto una risposta arrivava cioè, con la parola di Dio e il commento biblico Sì, perché sono cioè, il dei calendari in cui Signore viene riportato un calendario verso della parola di Dio e una breve riflessione. E il sì Signore se ne se serve serve regolarmente. esatto Bene. esatto e quindi per me il Signore è tutto e cioè, la parola di Dio è tutto e per me vivere veramente è Cristo come dice la parola Amen. di Dio come dice Paolo. Ti ringraziamo Letizia per essere stata qua e soprattutto perché la tua storia sicuramente sarà molto utile per tante persone, tante ragazze, chi lo sa, che stanno vivendo le stesse insicurezze, le stesse perplessità. E forse il mondo fino adesso ti ha convinto che non hai valore, ma la sua storia non perché è la sua, ma perché c'è stato un incontro speciale. Oggi ci dice che abbiamo un Dio che ci ha amato sin dalla fondazione del mondo, che è morto per noi e ancora oggi ti sta cercando. Affidati a Dio perché tutto può cambiare.